Teil 4 für heute. Ja, wie gesagt, schau mal, wie schön es da unten ist. Wunderbar. Ja. Italiano, tutto mondo. Vi saluto io, Totò. Ancora un paio di mesi e abbiamo di nuovo il campionato del mondo di calcio. Sudafrica. Che figura faremo? Ma non lo so. Speriamo che il squadrone azzurro ce la farà. Io comunque spero che l'Italia ce la farà fino ai finali. Però non è sicuro, perché tutti quanti sanno giocare a calcio. Oggi come oggi non esiste più, diciamo, una nazione che è superiore agli altri. I tedeschi giocano calcio, i francesi giocano calcio, gli inglesi. Abbiamo tutto presente. Però io penso che i squadroni africani saranno i favoriti, perché giocano a casa loro. Ghana, Congo, Sudafrica, Somalia, che so io. E sarà la prima volta per gli africani che fanno una cosa di questo genere, che hanno avuto questa possibilità di trasmettere questi campionati mondiali, perché anche è giusto di dare la possibilità agli africani di fare un grandissimo manifesto, perché mi sembra nel 96, oppure aspetta, 98, è stato anche in Corea del Sud il campionato del mondo, dove abbiamo fatto una brutta figura di merda, Per me comunque il discorso è così. Il calcio per me non è così molto importante come era 20 anni, 30 anni fa. 20, 30 anni fa lo giocavo io spesso personalmente ancora il calcio, e allora lì gli interessi saranno più grandi. Oggi non gioco più calcio, anzi sono più di 10 anni che non gioco più calcio ufficialmente in un squadrone, in una squadra. No, perché anzi non avrei neanche tempo, non ce la farei. 120 kg, che devo fare? Ma comunque allora, diciamo, il calcio era più. Nell'82 io ero militare a Milano e facevo la guardia della caserma Mameli quando l'Italia giocava contro la Germania. Allora nell'82 giocava Rummenigge. E il telecronista gridava sempre Rummenigge, 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 e io da bersaglieri che facevo la guardia. Ero proprio incazzato, arrabbiato, ma se come io allora, 19 anni avevo, non mi potevo imboscare. E mentre che facevano l'82 la guardia, che durava 2 ore, in una giornata di pomeriggio caldissima, il mese di giugno, nell'82 i campionati del mondo del calcio erano trasmessi in Spagna, sì, questo lo so, e come non lo potrei sapere, e come non lo potrei sapere, sono delle date che non le posso dimenticare. Allora, io facevo la guardia, ero bersagliere, erano già 3 mesi, no, 4 mesi che ero militare io, e ancora non era così, diciamo, professionista come lo sono oggi. E allora l'Italia ha vinto, mi sembra, 3-1 contro la Germania. Un squadrone di allora era di Tardelli, Marco Tardelli, Paolo Rossi, Gentile, Zoff. Chi c'era ancora? Mezza squadra juventina, questo me lo ricordo, e mezza squadra dell'Inter, e un'altra mezza squadra del Milan. È un giocatore, mi sembra, del Roma. Comunque, abbiamo fatto fuori i tedeschi, abbiamo fatto fuori i brasiliani con Falcao, abbiamo fatto fuori gli argentini, addirittura, se non, aspetta, il girone dell'82, devo riflettere perché il mio cervello non c'è più questo chip. L'Argentina, comunque mi ricordo, il Brasile sì, l'abbiamo eliminato, il Brasile. Il finale qual era il finale? Che l'Italia
Il finale era, mi sembra. Il finale non era Italia-Germania? Oppure era. Abbiamo giocato prima contro i brasiliani, mi sembra. E poi l'ultimamente contro i tedeschi. Sì. O comunque, io penso che sia così. Ho dovuto fare la guardia perché logicamente ne ho fatte di tantissime di cazzate in quella caserma a Milano nel 82. Perché? Venga, mi spiego. Quella caserma Mameli a Milano stava da più di 100 anni là. Quella caserma ci stava sempre, anche quando Milano ancora era piccolo. Di Milano io mi ricordo quando ero libero. Uscivo sempre, andavo sempre a piedi, sempre curioso, sempre a guardare, sempre in caccia di novità e sempre in borghese. Non come certi pazzi che uscivano fuori con la divisa, che a Milano nell'82 era una cosa normale, perché anche i sottufficiali e ufficiali entravano e uscivano, abitavano a Milano oppure in quelle zone lì e venivano e andavano con la divisa. Io personalmente, da bersagliere, uscivo sempre in borghese e sempre alla caccia di novità per vedere com'erano le donne milanese. Cioè, le donne di Milano erano le più belle donne che io ho mai visto in vita mia. Allora del 19, perché vengo e mi spiego, venivo dalla Sicilia e in Sicilia ci sono le donne più belle ancora, però non c'è paragone, perché le donne a Milano sono più ti venivano incontro, vedevano me magrissimo, 70 kg pesavo, non come 120 kg come oggi, madonna che pancia. Comunque, non voglio dire profondamente come il discorso delle donne, la differenza fra sud e nord. Fra sud e nord c'è grandissima differenza, fra gli uomini è una cosa più che logica, perché Milano, io nell'82, stavo bene in Sicilia. Ho dovuto fare il servizio militare in un momento che non me lo potevo permettere, perché mio padre aveva bisogno di me. Noi avevamo un'officina a Bagheria. Avevamo una grandissima officina, una grandissima attività, logicamente. Allora, quando uno deve fare poi il militare, a mio padre gli mancava la mano d'opera, logicamente. Comunque, è così, purtroppo non c'è niente da cambiare. Però io ho fatto il servizio militare dall'82 all'83, è stata per me un'esperienza bellissima, perché non mi sono pentito, ma ho visto delle cose, delle città bellissime. Se non ero militare non le potevo vedere, perché come potevo farlo? Ho conosciuto un sacco di persone anche perché ero io militare. E se non ero militare, quelle persone non le potevo conoscere, perché sono delle situazioni logicamente che capitano. Quando uno è, per esempio, pescatore, chi va a conoscere un pescatore? Un pesce, un squalo, può raccontare, ho visto la balena verde, che so io. Da militare io ho conosciuto un sacco di persone e Milano è stata per me, e poi sono stato a Busto Arsizio, questo io abbiamo fatto lì abbiamo fatto il giuramento, mi sembra, abbiamo fatto di là, di qua giuramento, le solite cose militari, va, uno quando fa il carrista, il militare, la bacchetta. E poi mi ricordo anche benissimo quando noi siamo entrati in quella caserma Mameli, prima stavamo noi a come si chiamava quella città vicino Genova, non lo so, Diano Marina, eravamo lì centro forza Diano Marina, dove lì arrivavi fresco fresco, ti davano le divise, ti davano poi il compito, ti davano poi l'incarico, ti davano poi il numero 230A, capo stronzo che so io, di qua e di là. A me mi hanno dato un bersagliere, 230A, sarebbe stato capo assaltatore, una cosa di quello genere, io capo assaltatore, ma vaffanculo. Io ci avevo scritto allora
nei test a Palermo, quando mi hanno detto che dovevo venire, ci aveva scritto: io saprei la possibilità, vorrei andare nell'aeronautico, fare qualche sabotaggio di pilotaggio. Mi hanno beccato, bersagliere, basta, ma comunque bersagliere è una cosa, un'arma bellissima, come tutte anche.